Lasci il terrore! No! Belli, di che ti preoccupi? Tanto ci sono le programmate. Ah, giusto, giusto. E tu non sei tra quelli che devono passare oggi, vero? No, no. Allora chi passa oggi? Un attimo, prof, che prendo il foglio delle programmate. Ecco. Oddio, non lo trovo. Come non, come lo, non trovi? Lo trovi? Oh, e adesso che facciamo? La prof interrogherà a caso. Io non sono pronta. No, non voglio prendere un altro 2. Il voto minimo è 4. Ah, ok, allora mi alza la media. Aspettate ragazzi, i 3 interrogati sanno che devono passare, quindi saranno preparati. Sì, infatti, allora chi sono? Dai ragazzi, per favore, se non dite chi è, i miei genitori poi non mi comprano un nuovo volume di Attacco dei Giganti. Io non sono. Io neanche. Io no. Sei chi è che non si propone volontaria? È un po' sus. Perché, scusa? Ragazzi, vi do 10 minuti per capire chi deve passare. Nel frattempo vado a farmi un caffè. Stiamo per giocare ad Among Us? No, Billy, stiamo per capire chi deve passare per l'interrogazione. Sì, ma facciamolo in stile Among Us. Ok, io faccio Pink. No, io volevo fare Pink. Oh. Però mi metto il cappello da poliziotto in testa. Io invece voglio avere il fiorellino. Ah, lo fa ogni ragazza. E allora è carinissimo. Sì, ma così si capisce che sei una ragazza. E a volte i ragazzi danno la colpa solo perché sei una ragazza. Un attimo ragazzi, vi piace questo disegno con tutti i personaggi di Among Us nella vita reale? Beh, sappiate che è il nuovo logo delle mie felpe magliette che trovate in esclusiva su Nerd Overdose. Vi lascio il link sotto in descrizione per acquistarle e prendetele per far parte della nostra squadra di Among Us. Vi aspetto! I ragazzi sono stupidi. Già, io invece... mi sono messa la carta igienica in testa. Perché? Perché è una cosa che farebbe un ragazzo. Ma è una cosa stupida. Esatto. Io faccio black. Sapete che ci sono più chance che black sia l'impostore? Faccio black solo perché tutte le ragazze impazziscono per black. Le ragazze sono proprio sceme. Trovano un ragazzo più sexy per un colore rispetto all'altro. Che tonte. Ehi, Wandissimo. Io sono Pink. E quindi? E Pink e black di solito si fidanzano. Ma a me piace Billy. Cosa? 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 E vai, piace a qualcuno! Beh, allora Juan dovrebbe essere arcobaleno? Per il Pride, l'avete capita? Fai ancora una battuta stupida e ti lanciamo nello spazio. Io ho sempre pensato che ti piacessero le ragazze, allora sei un impostore! Farò delle fiction yoi su di voi! Mi ha fatto ridere. Ragazzi, basta. Tra di noi c'è un impostore. Anzi, 3. I 3 ragazzi che dovevano essere interrogati. Giusto. Ognuno di noi avrà delle task da fare. Quandissimo si occuperà di controllare gruppo, classe e WhatsApp per vedere se qualcuno ha pubblicato la foto delle programmate. Io me ne intendo di WhatsApp. So sempre come rimorchiare. Non scrivere a me! Juan, attieniti al piano. Controlla solo il gruppo, classe o ciò che ha a che fare con quello. Io mi occuperò di hackerare il computer della prof per vedere chi ha già interrogato. Tu, Billy, che task hai? Io devo controllare quante volte la prof va in bagno, si scacca o la scorreggia. Ma che schifo! Devi monitorarlo per capire quando rientra in video lezione. Ma che schifo, non può farlo qualcun altro! Io devo contare quante persone sono state interrogate. Ah, io non so contare, quindi ok. Ragazzi, c'è un'emergenza! Vi vedo male! Qualcuno ha spento il wifi! Dobbiamo sistemarlo! Ma non basta attivare la connessione dati? Oh, giusto! Sì, ma ragazzi, io ho poca connessione dati. Guardate. Poco collegamento, mi sta anche scadendo l'abbonamento. Sì, dobbiamo comunque correre ad accendere il wifi! Qualcuno ha spento anche le luci, non si vede niente! Io vi vedo. Billy, di solito solo gli impostori vedono al buio. Ma no, nel senso che non è così buio, dai! Vado a cercare una torcia. Voi nel frattempo sistemate le luci. Vado io. Ah, dov'è la torcia? Non la vedo. Oh, eccola! Ah, non ha le pile, che palle! Vabbè, posso usare la torcia del telefono. Ehi, Billy! Che c'è? Ho messo la nostra chat privata così gli altri non ci possono interrompere. Perché? Perché tu mi piaci. Tu mi piaci! Scusa! È che... qui non prende bene, non ti sento... Si vede che l'impostore ha tolto di nuovo il wifi. Billy, ma che cavolo dici? Oh, che peccato, una chiamata in arrivo. Scusate, ho interrotto qualcosa? No!
Meglio. Senti, Billy, volevo dirti che... Oh, ma che cavolo, possibile che tutti mi vengano dietro in questa classe? Io volevo solo farmi o Eleonora o Jessica. Vabbè, vado a controllare la prof. Allora, filo rosso, filo blu. Ele, come procedi tu? Sto cercando di fare passare la carta, ma... non riesco! Perché? Perché? Ma devi farlo con calma. Lo so! Appunto. Dai! Allora, vediamo che fa la prof. Si prepara il caffè, si scaccola, che schifo. Ha aperto TikTok. Ah, segui il K-pop. Uè, vecchiaccia, quei cantanti sono troppo giovani per te. E adesso? Che schifo, fumo una sigaretta mentre beve il caffè. Ecco perché poi ha quell'alito schifoso quando si avvicina. Meno male che tramite le videolezioni non si sentono gli odori. E adesso? Oh, un'altra emergenza! Oh. Cosa c'è? C'è qualche sospetto? Ho visto una cosa assurda! Dici, Billy! La prof, quando è da sola, fa le coreografie di Charlie D'Amelio. Era questa l'emergenza? Beh, mi sembrava una cosa interessante da raccontare. Non ci interessa. A me sì. A me non interessa che ti interessi. E che canzone ascoltava? Azzurra! Sapete che guardava anche i cantanti K-pop? No, vabbè, io sono un'army, top! Possiamo riprendere a giocare? Giusto, giusto. Torno al lavoro. Anche io devo far passare questa cavolo di carta. Ma tu chi pensi che sia? Onestamente, Billy. Sì, farebbe di tutto pur di non passare. Vero, ma non pensi che sia scontato che sia Billy? Sì, poi è troppo scemo, si farebbe beccare subito. Azzurra? Anche lei ci teneva molto a non farsi interrogare pur di comprare quei cartoni giapponesi. Si chiamano anime. Sì, quella roba lì. Chiamali ancora una volta così e alla prossima votazione voto te. Ok, ho quasi finito. Ehi, ma ti ho visto, ti ho visto! Hai cancellato una prova! Ho sentito urlare. Vado a controllare nella chat generale. Che succede? Azzurra è stata disconnessa, qualcuno deve averne fatta fuori. Io ero con Pink, lei è salva. Anche Red è sicuro, ovviamente. Io ero con Billy. E non stavamo limonando cose simili, eh? Io ero da solo, ma dall'altra parte della chat. Qualcuno sta mentendo. Juan, tu eri l'unico da solo. E quindi? E quindi sei sus. Magari siete tu e Red gli impostori e lo fate apposta a coprire vicenda. Tu ti stai comportando in maniera molto sus. Povera Azzurra, già mi manca. A me no. Quindi ragazzi, che si fa? Io non ne ho idea. Skippo. Io skippo. Vorrei poter skippare così le interrogazioni. Io voto black. Io voto pink. Devo stare attenta. Se black è veramente l'impostore, adesso cercherà di farmi fuori. Che c'è ancora? Mi auguro che non sia di nuovo Billy. Eccomi di nuovo! Appunto. Billy, la smetti di chiamare le emergenze? Che cosa ci devi dire di strabiliante? Che la prof si scaccola? Sì, ma a parte questo è tornata a bordo una persona. Chi? Azzurra è morta. È tornata yellow. Prima mi avete buttata fuori solo per le mie stupide battute, ma sapete, sono anche brava a fare le schiacciate. Di pallavolo, avete capito? Se non la smetti, la tua ultima battuta sarà quella di caccia. Oh. Ragazzi, basta, se non la smettiamo ci batteranno gli impostori. Ma battere come le palle di pallavolo? Ti abbatto. Oh. Coraggio ragazzi, torniamo ai nostri posti. Juan, tu hai trovato immagini sul gruppo WhatsApp? Ancora niente. Continuate a darvi da fare. Ok. 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 Oh, dovevo dire qualcosa? Ok, ok. Forse devo rimanere con Yellow. Quando l'abbiamo buttata fuori dallo spazio non è apparsa la notifica che diceva che era lei l'impostore. Devo rimanere con lei. Ehi, Pink? Sì? Possiamo tenere la videochiamata attiva? Così siamo sicuri. Ho paura di essere uccisa. Dannazione, non volevo stare con Secchia. Anche se fossi innocente sarebbe disposta a coprire chiunque pur di avere un amico. Non ci voleva proprio. Ma certo, Secchia. So cosa stai pensando. Che io difenderei Billy anche se fosse l'impostore. Ma non è così. No, ma va, non stavo pensando quello. Sì, invece. Ma dall'ultima volta che mi ha scaricato ho capito che non devo farmi ipnotizzare dalla sua bellezza. Quale bellezza? E andare per la mia strada. Mi sembra fantastico. Ragazze! Sì? Posso unirmi a voi? Perfetto. Ma certo. Ok, allora manteniamo la videochiamata attiva tra di noi. Così se qualcuno prova ad ucciderci e disconnetterci, le altre potranno votarlo.
Beh, prima di cercare di hackerare il computer della prof, potrei tentare di indovinare la sua password. BTS. Viva il preside del collegio. Schifo gli studenti. Zitto Billy. Oh, è stato facile. Devo cercare delle immagini nel gruppo classe che facciano vedere le programmate, ma nessuno pubblica mai niente di intelligente e sono pieno di meme stupidi che non fanno ridere a nessuno. Che palle, la prof oltre a guardare la televisione e scaccolarsi non fa niente di interessante. E ora? Cosa sta facendo? Si deve tagliare le unghie dei piedi. No, no, ma che schifo, perché proprio adesso? Allora, secondo voi chi è l'impostore? Non so. Non lo so. Secondo me è Black. Ne sei così sicura? Sì, boh, è sospetto. Non è che lo dici perché ti ha rifiutata? No, ma che? Non è per quello. Oh, insomma, Secchia, tu hai detto che non ti lasci abbindolare da Billy e io non mi faccio trasportare dai miei sentimenti. Comunque, secondo voi chi è l'impostore? Red. Perché? Non mi è mai piaciuta, la vanitosetta della classe. Farebbe di tutto pur di non farsi interrogare quando vuole lei. Ma a me è sembrata abbastanza onesta. Certo, è una manipolatrice. Dall'inizio della partita ha cominciato a dare la colpa a tutti. Vero, ma non ci sono altre prove. A me sembrano abbastanza. Non è che la stai accusando a caso? Sei un po' sasso. Io? Ma figurati, quando mi avete buttata fuori non c'era scritto da nessuna parte che ero l'impostore. Questo perché le impostazioni ce lo tengono nascosto. Cosa? Quindi potresti essere tu. No, ma aspetta. Ah ah! Ci hai mentito fino adesso, quindi magari eri tu a sabotare tutto quanto mentre eri nello spazio. Ti sbagli! Secchia, tu che fai? Modifico le impostazioni in modo che quando l'impostore viene cacciato fuori dallo spazio ci viene detto. Ottima idea! Ma che cavolo succede adesso? Ah, io spero con tutto il cuore che... Billy! Ragazzi, avete visto che ora se chiamo l'emergenza diventa arcobaleno? E poi guardatemi, sono fluorescente! Ho scaricato delle mod speciali! Billy, devi dirmi qualcosa? Cosa? Guardati, sei tutto arcobaleno. Ok, ok, no, come l'ho detto, guardate le altre mod. Posso avere il mio mini Billy? Oui, sono mini Billy! Senza dover pagare. Poi posso sdoppiarmi e posso diventare trasparente. Billy disinstalla le mod. Almeno ce l'hai quella che dice chi è l'impostore? No. Inutile. Possiamo continuare? Billy continua a mandare emergenze e non si capisce nulla, dannazione. Ok, ora che sono entrata nel computer della prof non dovrebbe essere troppo difficile accedere al sito. Un'altra password? Oh, porca miseria. Riproviamo. Billy, stai zitto. No. Scemo Billy. No. Scemo chi legge, soprattutto Billy. No. Scusa Ele, ma in questa task che cavolo devo fare? Ci sono solo scritti dei numeri. Devi metterli in ordine crescente. Ah, potevano anche dirlo, ma tu che cavolo fai? Sto portando i download da una parte all'altra. Ragazzi, l'ho vista, è stata Red! Cosa? No, io non ho fatto nulla! Che succede? Billy è scomparso, l'ha fatto fuori Red! No, io ho solo riportato! Self-report! Tu sei molto sus, ragazzi, fidatevi! Secchia è stata con me e Yellow fino adesso, non può essere lei. E d'altra parte anche Yellow sospettava di Red. Vi sbagliate tutti, fidatevi! Tu sei sempre stata la prima a darmi la colpa, insieme a Pink. Cosa? No! Non sono stata io! Io ti voto! Io voto o Red o Pink. Cavolo, se mi votano mi buttano fuori. Devo per forza votare Red. Anche se... Anch'io voto Red. Va bene, bravi. Allora perdete. Addio. Ora che Red è stata fatta fuori, devo stare molto più attenta. Sento di non potermi fidare di nessuno. Ehi, Pink! Stiamo di nuovo insieme? No, Yellow, ti ringrazio. Preferisco fare la task da sola. Ok. È un po' sus. Yellow, vuoi stare con me? Grazie, Secchia, ma penso che a questo punto rimarrò da sola anche io. Fare fuori Red è stata una mossa geniale. Ma come hai fatto? Ah, capisco, capisco. Ok, allora la prossima cosa che dobbiamo fare è... Ok, adesso devo andare nel laboratorio. Devo passare la decontaminazione. Speriamo che non arrivi nessuno. Ok, eccomi. Sto per fare la task in laboratorio, e tu? Anch'io! Quale? Eh?
Quale task? Quella dello scan. Anche io. Sei sicura? Sì. Dannazione. Pink mi mette ansia e mi fa agire in maniera sospetta. Yellow è stranissima. Potrebbe essere lei. È una vera manipolatrice. Potrebbe essere lei l'impressore. Ok, la decontaminazione è finita. Ma che... Senti anche tu dei rumori sospetti? Sì, ma cosa saranno? Andiamo a controllare. Potrebbe essere una trappola. D'accordo, andiamo. Rumore di discoteca? Ma che cavolo? Da dove? C'è uno stanzino. Apriamolo. Olè, a tutto ritmo. Pum, pum, pum. Billy? Billy? Sono proprio io, in carne ed ossa. Giolè. Iolè? Giolè, come dico sempre. No, tu di solito dici... Uè. Ah, giusto, giusto. Uè. Oh, Billy, sono così contenta di vederti. Anche io. Baciami. Io no. Ma non eri morto? No, ero solo al cesso. Ma allora non ti ha ucciso Red? No, ma figurati. Ma allora l'abbiamo buttata fuori sbagliando. Ma non c'era scritto che era lei l'impostore? Che cosa strana. Senti, Yellow, adesso che c'è Billy non sei più da sola. Io devo fare una cosa, ok? Corro. Pink continua a evitarmi. È super sus. Billy, tu cosa ne pensi? Io penso che devo farmi una doccia. Queste tute iniziano a puzzare. C'è qualcosa che non mi convince di questa vicenda. Devo andare al controllo generale. Dobbiamo tenerla d'occhio. Come? Billy è tornato in squadra? Ma è fantastico. Continuiamo così, siamo un'ottima squadra. Che cosa? Se dopo tutto questo diventeremo amici? Mi spiace, ma non siamo compatibili. È per una questione d'amore. Oh! Ma guarda chi c'è. Yellow sta facendo le task da sola. Sicuramente avrà chiesto a Billy di tenerle compagnia per non essere uccisa. Ma quel bellissimo stupido si starà facendo i fatti suoi. È la mia occasione per farla fuori. Proprio come ho fatto con Azzurra. No, no, non ci posso credere. E ora cosa succede alle telecamere? Oh, grandissimo, è troppo vicino a Yellow. Sta per farla fuori. Devo fare qualcosa. E Juan, stava per fare qualcosa a Yellow! Davvero? Fiu! Per fortuna ho chiamato l'emergenza, ci è mancato poco. A me non sembra fosse vicino a me, infatti non stavo facendo nulla. Yellow, fidati, l'ho visto dalle telecamere! Io proverei a fidarmi di Pink. Tu, Billy, che dici? Pink è figa, mi fido di tutto quello che dice. Billy, io e te potremmo avere un futuro. Butta subito fuori quandissimo! Grazie per esservi fidati, ve lo dicevo da inizio partita. Ok. Che cosa? No, Yellow, aspetta, ti posso spiegare. Hai difeso Red e poi era lei l'impostore. Invece adesso hai dato la colpa a Juan e alla fine lui era innocente. Sei tu la colpa di tutto questo. No, Yellow, c'è una spiegazione. Sono le impostazioni che... Oh, non mi interessa. Pretendo una votazione ora per buttarti fuori. Yellow, no, fidati. Mi sono fidata fin troppo, eri la mia migliore amica. Fidati ancora una volta. Sto diventando davvero avvincente. Qualcuno vuole dei popcorn? Ah, sono stufa delle tue bugie. Chiamo l'emergenza, ora. Io voto Pink. Aspetta. Va bene, Yellow, mi fido. No, tu. L'importante è che non mi buttino fuori. Sì. Ma cosa? Tutto è andato come mi aspettavo. Ma che intendi? Dovevi fidarti della tua amica, Yellow. Pink aveva ragione. Non capisco. Vuoi sapere perché nella schermata c'era scritto che Pink e Red erano gli impostori mentre Juan era innocente? Perché è così? Ti ricordi quando ho detto che avrei cambiato le impostazioni in modo che sapessimo quando l'impostore sarebbe stato buttato nello spazio? Modifico le impostazioni in modo che quando l'impostore viene cacciato fuori dallo spazio ci viene detto. Sì. Ho mentito. Ho modificato il gioco in modo che tutti quanti gli innocenti risultino impostori e tutti gli impostori risultino innocenti. Ma com'è possibile? È possibile perché io sono molto più intelligente di voi. E mentre voi passate il tempo a ignorarmi e bullizzarvi, io ho studiato, sono diventata intelligente. Questo mi rende imbattibile. Ma quindi? Sì, esatto. Io, Billy e Juandissimo eravamo gli impostori. E tu sei rimasta sola. Ma hai chiamato tu l'emergenza per dare la colpa a Juan? Perché sapevo che Pink l'avrebbe incolpato prima di tutti. Lei lo aveva capito dall'inizio.
se solo ti fossi fidata. Ma perché lo hai fatto tu che vai sempre bene a scuola? Era per conquistare l'amore di Billy e l'amicizia di Juan. Sì, abbiamo vinto! Non così in fretta, Billy. L'obiettivo di essere impostori era diventare amica di Juan e farti innamorare di me. Ma entrambi mi avete abbandonata e mi avete sfruttata solo per i vostri comodi. Quindi ho deciso di dire tutta la verità alla prof. No! E verremo interrogati tutti. Tanto a me non interessa, sono sempre pronta. No! Professoressa, ecco le programmate. Devi interrogare tutti. Oh, ma che coincidenza! Anche io ho trovato il foglio delle programmate. Bene! Cosa? Pensavi che mi avresti fregato? Billy? 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 Secchia! Avevo capito le tue intenzioni. Sapremo che alla fine ti saresti offerta volontaria. Così, mentre spiavo la prof, sono scappato e mi sono messo nei suoi panni. E vi ho fregati tutti, perché eravate convinti che fossi morto. Ma quindi quel Billy che abbiamo trovato chi era? Sono io. Azzurra? Ci siamo scambiati in quel momento, non ve l'aspettavate, eh? Inoltre non vi siete neanche accorte che io avevo la cuffia mentre Billy aveva il cappello da poliziotto. E quindi Azzurra chi cavolo è? Ero io. Papà? Io non ci sto capendo più nulla. Io, Billy e papà Franco vi abbiamo fregati da subito. Già, e quindi in quanto professoressa la interrogazione è annullata! Yeah! Sì! Tutto bene quel che finisce senza un due in pagella. Esatto. Me la pagherete tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Uè. E là. Buongiorno ragazzi. Professoressa, tutto bene? Sì, solo che non so dove fossi finita ieri. Chi lo sa. Alla fine vi ho interrogati? Sì, certo. Bene, facciamo l'appello. Ma aspettate un attimo. Dov'è Secchia? Magari sta arrivando, c'è traffico. Siamo in video lezione, come fa a esserci traffico? Traffico in bagno? Magari c'era la coda per fare la pipì. Secondo me è assente. Secchia assente? Non è mai successo in tutta la storia scolastica. C'è una prima volta per tutto? No, c'è qualcosa che non va. Ragazzi, tranquilli, è solo un'assenza. La prof che non fa un c***o per un'assenza. Oggi è proprio un giorno speciale. Ora basta! Volevo dirvi che sono arrivati tre nuovi compagni di classe. Green. Ciao ragazzi. È carino. Sua sorella Midori. Midori in giapponese vuol dire verde. Mia mamma mi ha chiamato così per i miei capelli. Un nome giapponese, fantastico. E Blu. Ciao bellezze. Uff, quanto se la tira questo. Però è carino. Per te sono tutti carini. Ok, ora che abbiamo fatto le presentazioni, devo correre in bagno. Non ti ho dato il permesso. E io non gliel'ho chiesto. Billy. Beh, senza di voi saremmo stati interrogati tutti. Già, no, ma ragazzi, seriamente, non trovate sia strano che Secchia sia assente? Che succede? Ho paura. Siamo in questa classe da qualche minuto e sta già succedendo tutto questo? E questo è il bello. Buongiorno, ragazzi. Secchia? Secchia? Era strano che fossi assente, eh? Immagino, io non sono mai assente. Che cosa vuoi? Billy, ecco perché hai capito. Aiutatemi! No! Ridaccelo indietro, lui è così... intelligente? No. Simpatico? No. Utile? Ok, no, serio, perché mai dovremmo volere indietro Billy? Non credo che riuscirete a salvarlo. Bentornati in Among Us. Ragazzi, vi interrompo un attimo. Ho deciso di aprire un canale Twitch per giocare ad Among Us insieme a voi. Cominciate a seguirmi e a 5.000 follower inizieremo con le dirette. Siamo di nuovo qui! Che razza di posto è questo? Fighissimo! Ma quando è che finisce questa sceneggiata? Ma quanto è noioso questo! È la fine! Abbiamo perso Billy! Ragazzi, ma scusate! Sì? Sei in Among Us, dobbiamo trovare un impostore. E? E sappiamo già che è Secchia. Dovevo arrivare. Non ci basta dire tutti che Secchia è l'impostore e vincere il gioco? Ma certo, sei un genio! Votiamo tutti Secchia! Non ci posso credere. Pensavate che fosse così facile vincere contro di me? Impossibile! Il gioco è appena iniziato e non potete vincere. Aiutatemi! Ma
come? Ci sono ancora due impostori! Che cosa facciamo? Chi è che sta mentendo? Oh, non fare l'ingenuo! Fino all'altro giorno a collaborarvi con Secchia! Ma hai visto come mi ha trattato? Dai! Ragazzi, non è il momento di discutere. Ancora una volta dobbiamo dividerci le task. Ma non facciamo l'errore dell'altra volta. Dividiamoci in squadre. Non dobbiamo permettere che nessuno rimanga da solo. Io e Red e Green cercheremo Billy nella zona ovest. Azzurra, Midori e Juan trovate gli ultimi spostamenti di Secchia. Non vedo l'ora di conoscerti meglio. Secondo me abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Oh mio Dio. E Yellow e Blu cercheranno informazioni su Secchia per capire quali sono i suoi piani. No, non voglio stare con lui. Qualche problema, principessa? Non mi puoi mettere con chiunque altro, non lo so, con te, Red? No, questi sono i piani. Allora, hai detto che ti chiami Midori, hai origini giapponesi? Sì, mia mamma è giapponese. Figata, top, adoro, io sono una patita del Giappone, ma è proprio come lo fanno vedere negli anime? Non proprio, anche se io non ci sono mai stata. Non ci sei mai stata? Ma no, io vorrei troppo. Dobbiamo andarci insieme. Ragazze, vi ricordate il motivo per cui siamo qui? Oh sì, giusto. Che noioso. Non ci siamo presentati bene. Tu chi sei? Yellow. E non voglio avere niente a che fare con te. Perché? Neanche ci conosciamo. Perché mi ricordo il tipico principino che se la tira e vuole avere sempre ragione. Oh, quante storie. Pensare che mi avevano detto che tu eri una delle più simpatiche. Solo con le persone a cui voglio bene. Sicuramente però sei tra le più carine. Vuoi smetterla? Troviamo le informazioni che ci servono. E così, Red, siamo di nuovo insieme, eh? Pronta per essere accusate di nuovo senza motivo? Non vedo l'ora. Voi andate molto d'accordo? Oh, giusto, Green, non ci siamo presentati. Piacere di conoscerti, Pink. E io, Red. Il piacere è tutto mio. Sei il fratello di Midori, giusto? Come ti sembra la scuola? Beh, che dire, prima lezione e ci troviamo in Among Us nella vita reale. Non so cosa dire. Effettivamente. È divertentissimo, fidati. Rischierai di essere ammazzato, ma ne vale la pena. Red, non mi sembra il caso. È tutto ok. Comunque, Pink... Sì? Secondo me è di nuovo Juan. Ma sì, non ci si può fidare di lui. Magari collabora con Secchia perché sono entrambi innamorate di Billy e se la vogliono tenere tutto per loro. Juan e Secchia sono innamorate di Billy? Sì. Ma questa scuola è una telenovela. In ogni caso, secondo me è di nuovo Juan. C'è un'emergenza! È il gas! Dobbiamo correre a sistemarlo! Cosa succede? È un'emergenza gravissima! Se non corriamo a sistemarlo, moriremo tutti! Andiamo! Siamo arrivati! Ora devo mettere la mia mano qua sopra! E io che faccio? O cerchi di correre dall'altra parte della navicella e metti la mano su quell'altro pulsante blu? Ma no, siamo troppo lontani, ti ucciderebbero. E quindi che facciamo? Dobbiamo solo sperare che qualcuno arrivi dall'altra parte della navicella e premi il pulsante. Tu intanto controlla che non arrivi nessun altro e proteggimi. Eccoci, siamo arrivati. Che succede? Buondissimo, è stato fatto fuori. Buondissimo è morto! No, no, non ci credo. Chi ha avuto il coraggio di fare una cosa simile? Dovremmo salvare Billy! Fermi un attimo! Che c'è? Non abbiamo la garanzia che Juan sia veramente morto. Nella scorsa partita abbiamo smarrito Billy perché era andato in bagno e poi tutte le impostazioni erano state modificate. Ho capito, ma abbiamo Juan qua disteso davanti a noi! E non è un bello spettacolo. Ma ti pare una cosa da dire? Ho solo detto quello che pensavo. Voi due litigate sempre, sembrate proprio dei piccioncini. Non è vero! Vi ricordo perché siamo qui, giusto? Beh, direi di skippare. Sei sus. Cosa? Vuoi skippare senza aver parlato prima? Chi vuole skippare per primo è sempre l'impostore. Ma cosa dici che ero dall'altra parte della navicella? E poi tu sei appena arrivato nella nostra classe, quindi potresti essere tu. No, Pink, appunto perché appena arrivato avrebbe meno motivi di collaborare con Secchia. Grazie bellezza per stare dalla mia parte. Non è come sembra. Scusate, ma perché dovete sempre mettervi contro Pink? Non vi siete fidati di lei durante la scorsa partita e avete perso. Grazie. E tu come fai a sapere tutte queste cose? Perché io l'ascolto a differenza vostra. Mio fratello innamorato. Troviamo un nome per la loro ship. Green Pink? Grink. Ok, ne ho abbastanza, skippiamo. Manteniamo i gruppi di prima. No! D'accordo, io però voglio andare da sola a controllare le impostazioni. Sei sicura? Sì, a dopo.
Meno male che siamo in electrical. Unire i cavi è la cosa più facile di tutti. Non quando hai l'impostore dietro di te. Arrg! Sto scherzando. Comunque grazie per prima. Per cosa? Per avermi difesa, non lo fa mai nessuno. Ma figurati, era il minimo. Ti ringrazio. E che è con i miei vecchi compagni. Io cerco in ogni modo di essere gentile, ma in qualche modo so che non gli piaccio davvero. Non capisco perché. Forse sono invidiosi. Invidiosi di cosa? Del fatto che sei intelligente, vai bene a scuola, sei simpatica, una famiglia che ti ama, sei gentile e sei anche molto carina. Beh, non importa, continuiamo a lavorare. Yello, potresti aiutarmi un attimo? No. Come pensi di vincere se neanche finiamo le task? Come penso di vincere se ho già perso la pazienza? Dai! Cos'è che non riesci a fare? Qui ci sono solo scritti i numeri, cosa devo fare? È in questa task, che cavolo devo fare? Ci sono solo scritti dei numeri. Che c'è? No, niente, che mi ricordo un errore che avevo fatto nella partita precedente. Devi solo mettere in ordine crescente i numeri. Ma non potevano semplicemente dirlo? È quello che dico anch'io. Che c'è? È la prima volta che ti vedo ridere. E anche l'ultima, forza, continuiamo. Non ci capisco niente di queste impostazioni. È proprio vero che Secchi è un genio. Ma forse sono io troppo stupida. Vabbè, in ogni caso mi sembra che sia tutto a posto. Cosa cavolo succede? Ciao Red! Secchia? Lo sai che posso sabotarti anche se non sono nella navicella? Cosa diavolo stai facendo? Ho creato un terremoto nella tua zona, non si capisce? Presto sarai spacciata. Verranno gli altri a salvarmi. Mi spiace, ma gli altri non stanno sentendo nulla. O te la cavi da sola o è la fine. Tutto questo solo perché volevamo salvare Billy! Secondo te Red sta bene? Non torna da un po'. Forse dovremmo tenerla d'occhio. Non torna da un po'. Povera, mi dispiace per lei. Sono diffidenti anche nei suoi confronti. Non so perché. Perché è carina anche lei? Non ho mai detto questo! Secondo me è carina, anzi bella, con quei biondi capelli dorati. Tu sei la ragazza più bella che abbia mai visto! Eh? Niente. La temperatura si è alzata, è un'emergenza? No, 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 tranquillo, sono io. Sei imbarazzata? Ma figurati. E se ti dicessi che tu sei il ragazzo più carino che abbia mai visto? Smettila. Arrossiresti anche tu, vero? No. Che dici, sono io che sto flirtando con te o sei tu che stai flirtando con me? Oppure flirti con me così non penso che tu sia l'impostore. Potrei dire lo stesso di te? In ogni caso, credo che dovremmo continuare le task. Sì, perché se continuiamo così finiremo per baciarci. Tu chi pensi che sia l'impostore? O Azzurro o Midori? Ah, beh, spari un po' su tutti. Sei tu che mi hai chiesto chi penso che sia. E come mai? Dai, pensaci. Quantissimo è stato trovato morto proprio nella zona in cui c'erano lui, Azzurra e Midori. E tutti noi altri eravamo dall'altra parte della navicella. Quindi... Cavolo, non so come abbiamo fatto a non accortercene. Mi spiace moltissimo. Eravamo qui e lui poi... Azzurra, non è colpa tua. Sì, invece, potevo evitarlo. Lo abbiamo lasciato indietro e non ce ne siamo accorte. Non puoi più farci nulla ora. Sì, ora pensiamo a come andare avanti con queste task. Ehi, sei fortissima con quei circuiti. Ti ringrazio. Sicuramente eri la più secchiona nella tua vecchia classe, vero? Non proprio. In che senso? Cioè, sì, ero la secchiona nel senso che studiavo tantissimo, ma... Mio fratello in qualche modo è sempre andato meglio, anche se studiava di meno. Ah, è uno di quelli che capisce le cose in frettissima? No, a volte non studia nemmeno, ma è il preferito dei professori, quindi prende sempre bei voti. Ah, queste preferenze. Ed è sempre stato apprezzato da tutti, quindi io sono sempre stata la gemella di serie B. Mi spiace, deve essere stata dura. Già, ma dai, non importa, continuiamo a lavorare. Finalmente ce l'ho fatta, questa era veramente tosta. Ehi, ciao! Wow! Ferma, che cos'hai in mano? Seriamente sei tu? Ok, immagino sia giunta la mia fine. Però ci terrei a sapere perché lo stai facendo. Ci posso credere! Yello, vieni a vedere cosa ho trovato! Cosa c'è? Sono gli occhiali di Billy! Davvero? Sì! Sono un indizio. Sicuramente Secchia lo ha portato da questa parte. Dobbiamo seguire questo corridoio. Coraggio, andiamo! Aspetta, Yello. Sì? Se entriamo qui dentro non possiamo più tornare indietro. Quindi se uno di noi è l'impostore, l'altro è spacciato. Cosa stai cercando di dirmi? Ti sto dicendo di fidarti completamente di me. Allora, ti fidi di me? Tu ti fidi di me? Sì. Ok, andiamo. Finalmente la principessa si fida di me. Cosa... Non chiedere. Stai facendo la task dei download, vero? Ma perché devo correre avanti e indietro? Cioè, che senso ha? Non ha senso.
Lo so. Senti, io esco un attimo che devo controllare i reattori, ok? Ok. E comunque sei carino quando corri. Ma cosa diavolo mi prende? Devo seguire la missione. Non devo farmi trasportare dai sentimenti. Oh, dannazione. E quella? Red è stata uccisa. Che strano che nessuno abbia ancora chiamato l'emergenza. Vabbè, per ora farò finta di nulla. Avanti e indietro. Avanti e indietro. È la mia occasione per uccidere Green. A quanto pare sei caduta tra le mie braccia, principessa. Smettila, sono solo spaventata! Oh, guarda! Il cappello di Billy! Ci stiamo avvicinando alla meta. Stiamo facendo un ottimo lavoro di squadra. Sei carino quando sorridi. Anche tu. Ok, smettiamola. Ma guarda, mi è arrivato qualche ora fa un messaggio da parte degli impostori. Che branco di incompetenti! Possibile che non riescano a modificare le impostazioni come ho fatto io? Ah, cosa farebbero senza di me? In ogni caso, utilizzare lo stesso trucco un'altra volta non ha senso. Meglio aggiungere un po' di pepe. Sai, Blue, non pensavo ti saresti rivelato una bella persona. Come bella persona intendi anche esteticamente, ovviamente. Non farmi rimangiare ciò che ho appena detto. Ah, comunque, Yellow, anch'io mi trovo bene con te. Ehi, ma... cos'hai a fianco a te? Cosa? Un coltello insanguinato! Lo hai avuto con te fino a questo momento? Non l'ho mai visto prima! Sei tu l'impostore, mi hai mentito fino adesso! No, è apparso dal nulla, magari lo impugnavi tu! So benissimo che non ce l'avevo io, devo chiamare l'emergenza! Yellow, aspetta! No, Azzurra, aspetta! Non ci posso credere! Hai ucciso Red! No, ti prego, aspetta! Io mi fidavo di te! Ti posso spiegare? No! Sei sempre stata tu a uccidere Juan, non è vero? Sì, davanti ai miei occhi! Se solo avessi fatto attenzione. Ma il motivo è che... non mi interessa! Hai ucciso i nostri compagni! Se solo tu... No! È il momento. No. Pink, cosa c'è? Non posso, non posso. Perché piangi? Perché... Tu mi piaci? Anche tu mi piaci. Ma perché piangi? Perché sono io. Sono io l'impostore. Eh? Sono io l'impostore! Stammi lontano, Blue. Yellow, per favore, fidati, ti stai sbagliando. No! Yellow, pensaci, ti ricordi quando hai dato la colpa a Pink? Avete perso. Vuoi commettere lo stesso errore? No. Allora ti prego, devi avere un po' di fiducia in me. D'accordo. D'accordo? Sì, coraggio, andiamo. Ho paura, Blue. Anche io. Ma cosa c'è laggiù? Cosa? Oh, Yellow, ce l'hai fatta! Eh? Quella è la strada che ci porta a Billy, ce l'hai fatta! Davvero? Sì, dobbiamo chiamare gli altri. Tu sei l'impostore! Stammi lontana! Aspetta, Green! Perché l'hai fatto? Per i motivi che ti ho detto prima, tutti mi odiano in questa classe e diffidano di me, per cui volevo dare loro un motivo per farlo sul serio. E ho capito che Secchi era nella mia stessa situazione, così mi sono unita a lei. Non ci credo. Ma poi sei arrivato tu, mi sono pentita della mia scelta. Ho capito che anch'io posso essere amata e apprezzata. Sei stata tu a fare del male a Juan. Non ho ucciso nessuno da quando è iniziato il gioco. Io so che non ti puoi fidare di me, ma ti prego, provaci, farei di tutto pur di difenderti. Chi è? Pronto? Green, venite subito qui! Cosa? Ok, arriviamo. Che succede? Dobbiamo andare subito da Yellow e Blue, ora! Tra poco arriveranno tutti. Oh, c'è Azzurra! Azzurra, vieni! Aspetta, Blue, c'è qualcosa che non mi convince. Tra l'altro, Pink. Sì? Chi è l'altro impostore? Non penso che tu voglia saperlo. Perché sto vedendo Azzurra con un coltello in mano. L'altro impostore è tua sorella. Aspetta, cosa? Che cosa? Azzurra ha un coltello in mano. Mia sorella è l'altro impostore. Blu, fermati! No! Azzurra, ma cosa? Oh, ciao Pink. Si è aggiunta una nuova persona al nostro gruppo. Midori, fermati! Come hai potuto? No, Yellow, aspetta! Dai, fatti sotto. Yellow, stai attento, Azzurra è molto più forte di te! Midori, perché l'hai fatto? Come hai potuto? Perché sono stanca di essere sempre la seconda scelta contro di te! Tu sei perfetto! Midori, non sei in te, tu non sei cattiva, ti prego, ragiona! Green, sì, guarda i loro occhi, a volte rampeggiano di rosso.
C'è qualcosa che non va. Dici che sono ipnotizzate? Sì, e penso di esserlo stata anch'io. Ma in qualche modo ne sono uscita. Dobbiamo trovare un modo per disattivare questo effetto. Forse in centrale c'è qualcosa che ci può aiutare. Ma prima dobbiamo salvare Yello. Aspetta, lascia fare a me. Ma cosa? Come hai fatto? Ho rubato gli appunti di Secchia e mentre correvi avanti e indietro ho costruito uno dei suoi progetti. Sei un genio! Yello, presto, vieni qua! Ok, chiudo le porte. Dobbiamo sbrigarci prima che sia troppo tardi. Sì! Sì! Oh, maledetta, hanno fatto partire un'emergenza! Vado io. Green, vai con lei e proteggila. E tu? Me la caverò. Non farti fare niente, ok? Te lo prometto. Forza, andiamo! Ok, eccoci. Mettiamo entrambe le nostre mani. Ok. Ha funzionato! Oh no, hai sentito? Stanno arrivando. Dobbiamo tenerci pronti. Ah, cavolo, Secchia. Sei proprio brava con le impostazioni. Pink! Oh, eccoti. Che delusione. Pensare che avevo grandi aspettative su te. E invece? Davvero non so come ti abbia fatto a fuggire dalla mia ipnosi, ma poco importa. Ora sei chiusa qua dentro e ho attivato i reattori. Sei sfacciata. Tu dici? Eh? Ti sentivo far pugliare la tua password. Sono delle mosse di una partita famosa di scacchi, vero? No! Sì, invece. E la sto proprio digitando davanti a te. Come fai a sapere il codice? Perché sai, Secchia, magari non sono intelligente come te, ma sono una grande ascoltatrice. E tu, mia cara, parli davvero troppo. No, fermati! Ed ecco fatto, scacco matto, Secchiona. No! Ora devo solo disattivare la tua ipnosi e sconnettere la tua videochiamata, perché sai, sei molto fastidiosa. No! Ok, devo tornare dagli altri. Ah, Green, che facciamo? Non ne ho idea. Che ci faccio qui? Ma che è successo? Forse Pink ce l'ha fatta. Ragazzi, ma stavamo per farvi del male. Diciamo. Oddio, mi spiace. È colpa mia, Azzurra. Sono stata io a convincerti. Non è colpa di nessuno. Eravate sotto ipnosi. Fratellino, sono così contenta di rivederti. Anch'io. Non intendevo tutte le cose che ho detto. Lo so. Ragazzi, vi ho ritrovati. Sì, ora dobbiamo andare. Blu aveva trovato il passaggio che ci porterà da Billy. Coraggio, andiamo. Eccoci. Oh, finalmente. Ehi, ciao ragazzi. Billy! Oh, Billy! Ehi, perché tutto questo entusiasmo? Perché Secchia ti aveva rapito. No. Ma ti abbiamo sentito urlare. Mi era caduto il telefono nel cesso. Ecco perché non riuscivo a rispondere ai messaggi. Ma allora chi era quello che... pensavate di essere arrivati, eh? Aspetta, ma chi è quello? Ciao, Secchia! Billy, ma non è possibile! Billy è qui con me! No. Juan? Ma cosa? E chi era quel Juan? Ero io. Cosa? Oh, ma perché ci sono sempre questi colpi di scena? Tu? Sei Juandissimo? Ma certo, avevo capito che volevi rapire Billy, quindi ho fatto finta di essere lui per salvarlo. Oh, che carino. E ora ti sconfiggerò. No! Vai, Juan! Prima di tutto resuscito i miei amici. Computer, ridona una vita a tutti quanti. Ma che cosa... Oh, Blu, rieccoti! Ehi, principessa. E ora sconfiggo te, Secchia. Non ci sperare troppo, Juan. Ah, io e Secchia vi abbiamo fregati! Amy? Amy? No! E tu, Juan, sei il nostro prigioniero! No! Si è spenta la connessione! Ragazzi, siamo di nuovo tutti insieme! Avete trovato Billy! Sì, ma la battaglia non è ancora finita. E Secchia ha rapito Juandissimo. È appena iniziata la guerra. Ora che è stato rapito Juandissimo, che cavolo facciamo? Ce ne torniamo a casa? Billy! Che c'è? Juandissimo sta sacrificando la vita per salvare te! Quindi? Quindi dobbiamo salvarlo! Ma scusami, eh? Sai che Juandissimo sono gli unici che non sono qui e sono i due che mi fanno il filo e mi rompono gli zebedei. Perché mai dovrei volerli indietro? Billy... Anche io e Pink non ti sopportiamo quando ci fai il filo. Eppure siamo venute a salvarti. Vabbè, vabbè, dettagli! Sì, ma cosa cavolo possiamo fare? Non abbiamo la minima idea di dove sia Secchia. Tu mi hai fregato per tutto questo tempo! Sì, che strano che tu non te ne sia accorta per tutto questo tempo. Hai rovinato tutto il mio piano, perché? Perché io amo Billy! Anche io. No, tu non capisci, sono anni che gli vado dietro ed ero quasi riuscita a conquistarlo.
Ma cosa dici? Sai benissimo che non è vero. Ah sì? Ora vediamo. Adesso prendo il telefono e lo chiamo. Gli chiederò se mi ama. Se risponde di sì, sarete tutti liberi. Fantastico. Billy sicuramente racconterà una palla e saremo tutti salvi. Ehi ragazzi, una chiamata in arrivo! Oh, è secchia. Billy! Oh cavolo, c'era con me. Che c'è, rompipalle psicopatica? Devo farti una domanda. Ma non ho studiato. Mi ami? Eh? Se dici di amarmi sarete tutti liberi. Coraggio, Billy. Dai, Billy, dille che la ami, così saremo tutti salvi. Dai, dai, dai. No, Blea, ma che schifo! Non ci credo. Billy! Billy! Ma che cavolo, sei proprio stupido! Ma ragazzi, mi ha fatto una domanda e l'ho risposto! Sì, ma saremmo tutti salvi se tu fossi stato furbo! A questo punto saremmo salvi! Vabbè, capita! Billy! Non ci credo. Allora che ti hai risposto? Ha detto che non mi ama! Non ci credo, è davvero così stupido? Sì! No, vabbè, ma saremmo stati salvi, ma lui è proprio cretino! Io non... Oh no! Questa volta me la paga! Dove pensi di andare? Oddio! Tu sei il mio prigioniero, fermo lì! Ok, ok, non muoverti. Ora vado a piangere in un'altra stanza. Perché non mi ama? Perché? Perché? Coraggio, secchia. Ancora un piccolo sforzo. Siete di nuovo voi? Sì, sì. Ascolta quel che diciamo. Quindi ragazzi, che cavolo si fa? Se solo Billy non avesse fatto il cretino! Ma dai, io dico sempre la verità! Come tutte le volte che hai detto alla prof che ti era morto lo scoiattolo per non farti interrogare? Non era una bugia. Allora ti sono morti 100 scoiattoli? Ne ho avuti tanti. Ragazzi, c'è poco da fare. Dobbiamo rimetterci al lavoro e fare le task. Io e Green cerchiamo dei dati per capire dove si trova la base di Secchia. Io e Billy cercheremo di metterci in contatto con Wandissimo. E vai, sono in squadra con una delle gnocche! Io e Midori cerchiamo di riparare i danni della navicella. Aspetta un attimo, Midori. Prima di andare vorrei parlare con te e Pink. Io e Blu che facciamo? Ci possiamo baciare? No! Blu e Yellow sono fidanzati. Troviamo il nome della loro ship? Blue Low. Yellow. Smettetela, altrimenti cerco un nome per la vostra ship. Ma noi ce l'abbiamo già. Siamo le Azzurri. Ma non aveva più senso Midurra? No, che brutto. Midori, allora puoi venire un attimo? Sì, eccomi. Allora, scusami per tutto quello che ti ho fatto, Green. Non è quello il punto. Mi spiace per come ti sei sentita per tutti questi anni. Ero un po' invidiosa, ma questo non è un buon motivo per far fuori il proprio fratello. Effettivamente. Staremmo cercando di avere un po' di privacy. In ogni caso, non penso sia stata colpa tua. Che intendi? Già, fratellone, cosa intendi? Lo chiami fratellone? Sì? Ma non siete tipo gemelli? Sì, ma è nato un secondo prima di me. Ah, ha senso. Potete ascoltarmi? Sì, sì. Dico che secondo me, Secchia vi ha fatto il lavaggio del cervello subito. Come? Prendendo le vostre più grandi insicurezze e trasformandole in potere. Ma come può fare una cosa simile? È una strega? Non lo so, ma dobbiamo scoprirlo. Cosa pensi di fare, Secchia? Non lo so, ho bisogno del vostro aiuto. Ma ti abbiamo aiutato fino adesso. Già, altrimenti come avresti potuto ipnotizzare i tuoi amici? Non sono miei amici. Ma sì che lo sono. Devi seguire i piani e vedrai che lo saranno. Di chi erano quelle voci? Wandissimo! Non devi venire qui. Di chi erano quelle voci? Non è qualcosa che ti interessa. E direi di sì, visto che ne va della mia vita e di quella dei miei amici. Fate tanto gli amici e poi vi colpite alle spalle, come avete fatto con me. Perché tu sei pazza. Basta! Ma che... Non ti avvicinare più di così! Ho un'idea per vincere. Ti ascoltiamo. Ok ragazzi, iniziamo le task. Non così in fretta. Ancora tu! Oh. Cosa ci hai fatto? Scossa? Ho paura! Ma che intenzioni hai, Secchia? Ho ipnotizzato uno di voi, di nuovo. Qualcuno cercherà di sabotarvi e di farvi fuori. Cosa pensate di fare? La partita di Among Us non è ancora finita. C'è un impostore tra di noi, o dovrei dire tra di voi. Buona partita. Secchia ha detto che c'è un nuovo impostore! Oh, siamo fregati! Forza!
L'impostore si faccia avanti, così finiamo in fretta. Non penso sia così facile. Perché no? Perché l'impostore è stato ipnotizzato e sicuramente non è più dalla nostra parte. Quindi non possiamo sapere chi è. Allora rimaniamo in squadre? No, scusate, ma l'ultima volta che sono stata in squadra Midori mi ha fatta fuori. Scusa. Quindi io rimango da sola? Anch'io preferisco. Sul serio, Pink? Non ti fidi di me? No, non è questo. D'accordo, allora separiamoci. Red e Pink che si vogliono subito separare dagli altri? È un po' sus. Non iniziamo, per favore. Dividiamoci! Oh, dannazione, ho la tasca in Electrical. E che problema c'è? E si viene sempre uccisi in Electrical. No, aspetta. Oh, anch'io ho una tasca in Electrical. È la fine. Filo blu, filo rosso, filo blu, filo rosso. Ok, scappo via. Oh, devo sbrigarmi anch'io con sta cosa della corrente. Ma non potevo avere anch'io la task dei fili, che è quella più semplice. Oh no, mi rifiuto di essere uccisa per l'ennesima volta. Dio, quanto odio questa tasca. Ti capisco. Anche tu? Già. Odio questa tasca. Odio questa tasca. Odio questa tasca. Almeno ci manteniamo in forma. Già, prima del cenone di Natale. Anche per Capodanno, Santo Stefano, la vigilia. Ok, ok, non mi ci far pensare. Ti ho offeso, Green, che non volevi stare in squadra con lui, eh? Spero di no. Ma ti ha fatto arrabbiare? Ma no, al contrario. Nella partita precedente ho cercato di fargli male. Ah, e se fossi io di nuovo l'impostore? Voglio evitare di stargli vicina per non fargli del male. Allora, cerchiamo di sistemare questa riccia trasmittente. Magari riusciamo a metterci in contatto con Juan. Voilà, Midori! Ehi, ciao, Billy! Che fai? Cerco di sistemare questa riccia trasmittente. Riccia che? Stai facendo una ricetta? Ma no, scemo, una riccia trasmittente. Vabbè, richiede troppo lavoro, ti guardo e basta. Ok, ora devo fare lo scan. Ciao. Ciao. Potresti evitare di fissarmi? Mi metti in imbarazzo. Che vuoi che ti dica? Devo fare pure io questa task. Sì, ho capito, ma fai altre nel frattempo. E che vuoi che faccia? Vai in bagno. Ehi, parlando di bagno. Sono ore che siamo circondati da ragazze. Quindi? E ti è mai scappata una puzzetta di fronte a loro? Ma che cavolo di domanda è? Mi vergogno a farle davanti alle ragazze. Ma dai, non venirmi a dire che non ci hai pensato pure tu. Non è possibile che non ti sia scappata nemmeno una puzzetta. Ok, le ho fatte silenziose. Lo sapevo, io invece l'ho tenute fino adesso. Non ci sono ragazze qui, vero? Che intendi dire? Che me ne scappa una proprio adesso. No, 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 aspetta! Che succede? Green è svenuto. Come? Perché? Ho fatto una puzzetta troppo forte. Sul serio, Blue? Ehi, senti, erano 5 ore che facevo il principino con te. Quando scappa, scappa. Vabbè, raga, skippiamo. Ma dove mi trovo? In infermeria. Perché? Eri svenuto. Per la tua puzzetta? Sì. Ma che cavolo avevi mangiato? Fagioli borlotti. Oh mio Dio. Ah, mentre Secchia parlava con quelle voci strane, sono riuscito a crearmi una radiolina. Stai facendo qualcosa di strano, Juandissimo? Assolutamente no. Continua a parlare con le tue voci strane, pazza. Ecco fatto. Ehi, Billy! Juandissimo sta rispondendo alla nostra chiamata! Ciao, Midori! Ciao, Juan! C'è anche Billy qui con me! Ciao! Ciao, bellissimo! Midori, metti giù la chiamata, presto! Come ve la cavate, ragazzi? Non molto bene. C'è un impostore tra di noi e non sappiamo chi sia. Qui invece ho scoperto che Secchia parla con delle voci misteriose. In che senso? Juan! Oh, scusate! Devo scappare! Chissà cosa intendeva. Che voleva limonarmi! Non intendeva quello. Però sicuramente lo intendeva. No, forse aveva a che fare con quello che mi ha detto mio fratello prima. Vado a parlargli. Vorrei chiarirmi con Green. Stavi parlando con qualcuno?
No, ne sono sicura. No, ti sbagli. Beh, facciamo una bella cosa. Sconnettiamo tutte le reti wifi. No. E anche ogni connessione. No. Siamo persi nel nulla, cosa pensi di fare? E cosa pensi di fare tu? Non potrai sabotare gli altri. Oh, tranquillo, utilizzerò altri metodi. Maledizione! Ho fatto come mi avete detto. Bravissima, Secchia. Ma tutto questo mi alzerà la media in pagella? Ma certo, Secchia. Sarai la migliore studentessa di sempre. Grazie mille, professoresse. Green! Eccomi! Vicino a lui. Sappiamo che era insieme a Blue, visto che poco prima l'ha quasi ammazzato con una puzzetta letale. Ma non sono stato io! Beh, mi sembri un po' aggressivo, Blue. Vi sbagliate, Pink ha riportato, è stata lei l'impostore anche nella prima partita. È arrivata Midori prima di me. Non avrei mai fatto una cosa del genere. Neanche io! Io penso sia Blue. Perché? Perché secondo me ci hai mentito anche prima, quando hai parlato della puzzetta. Perché? Red, secondo me, ha ragione. No, Yellow, almeno tu, fidati! Non lo so, Blue. Kippa, ti prego. Votiamo. Un attimo ragazzi, vi piace questo disegno con tutti i personaggi di Among Us nella vita reale? Beh, sappiate che è il nuovo logo delle mie felpe magliette che trovate in esclusiva su Nerd Overdose. Vi lascio il link sotto in descrizione per acquistarle e prendetele per far parte della nostra squadra di Among Us. Vi aspetto! Non era Blue! Avete votato a caso! Yellow, ti prego. Perché? Perché? Oh Yellow, finiscila! Sei sempre pronta a dare la colpa agli altri! Sì, ma adesso è offesa perché abbiamo cacciato il suo amore. A Yellow piace Blue. Piantatela. Oddio, ma queste litigano sempre. Fermi tutti! Che c'è, Billy? Ti è venuto in mente qualcosa? Sono l'unico ragazzo rimasto! Non posso sopportarvi tutte! Ma senti chi parla? Siamo noi che dobbiamo sopportare te. Vabbè, dai, continuiamo. Ora che non posso più mettermi in contatto con i miei amici, devo trovare un modo per capire cosa sta facendo Secchia. Ho capito, sì. Eccola lì. Devo spiarla. Ci vediamo, professoresse. Professoresse? Stavi parlando con le prof! Ho sentito qualcosa. Vado a controllare Juan. Che senso ha che stia parlando con le prof? Proprio non capisco. Il nostro piano procede alla grande. Utilizzare Secchia come cavia è stata un'ottima idea. Così metteremo in riga tutti gli studenti e smetteranno di dare fastidio durante la lezione. Con questi superpoteri siamo in grado di trasformare degli studenti migliori. Così vinceremo il premio come migliori professoresse dell'anno. E vinceremo tanti soldi! Scusate? Sì, Secchia? E ricorda che non ci devi interrompere! Posso farvi una domanda? Sì. Ma siete davvero professoresse? No. E allora cosa siete? Siamo streghe. Che ti aspettavi? Se possiamo ipnotizzare i tuoi amici ci sarà un motivo. Allora chi hai scelto come impostore? Come impostore ho scelto... Ragazze! Mi spiegate come funzionano le ship? Ma non mi sembra il momento. Dai, per favore, sono curioso. È stato fatto fuori Green. Abbiamo cacciato inutilmente Blue. Dobbiamo ritrovare Juandissimo e far ragionare Secchia. Diciamo che non mi sembra il momento migliore. Che cos'è uno yaoi? Vieni che ti spieghiamo! Scusa, ma che tasca è questa? Devo versare l'acqua nella bomboletta. Ma perché? Non lo so, devo farlo. Ma perché? Boh, perché abbiamo bisogno di acqua. Ma siamo pieni di bottigliette d'acqua! Senti, non l'ho inventato io questo gioco, ok? Allora, le ship yaoi sono quelle... Tipo te, Juandissimo! Cioè un amore non corrisposto? No! Le ship tra ragazzi! Ma dai, ragazze, no! Adesso ti raccontiamo le nostre ship preferite. A me piacciono molto Eren e Mikasa. Non si metteranno mai assieme. Lo so, è che mi piacciono gli amori impossibili! Poi ci sono Lucy e Natsu... Banale. Ma cosa dici? E i Mirei Storia? I Mirei Storia, best ship di sempre! Ragazzi, ultima curiosità. Come si venta quando sei l'impostore? Davvero non ti fidi di me, Yellow? Vorrei fidarmi, ma perché sei stato tutto questo tempo in infermeria con Green? Perché non dovresti essere tu? Allora ti spiego. Finalmente avevo trovato il bagno in infermeria e ci sono andato per fare... La pipì? No, l'altra. Che schifo.
Vabbè, in ogni caso ci sono andato, poi ho sentito un urlo, sono tornato in infermeria e lì ho visto Green disteso a terra, Pink che urlava e Midori traumatizzata. Quindi dovremmo tenere d'occhio loro due. Sì, se solo gli altri si fossero fidati. Pensi sia stata una scelta intelligente questo impostore? Ma sì, nessuno ci potrebbe mai arrivare. Comunque quello che devi fare adesso è far firmare ai tuoi amici un foglio che li costringerà a studiare per sempre. Ma che senso ha? Ha senso per noi. Voglio sapere di più su di voi. No, Secchia. Tu vuoi diventare amica di tutti e noi vogliamo che tu faccia ciò che ti diciamo. No, no! L'impostore! Devo trovare un modo per avvisare i miei amici. Devo connettermi. Come faccio? Come faccio? Quandissimo, fermati! No! Devo raggiungere il luogo in cui Secchia parlava con quelle voci strane. Fermo, quandissimo, fermo! Non di qua, non di qua. Questo bottone! Ha imparato a bloccare le porte. Dannazione! L'ho rinchiusa dentro. E questo è il posto. È da qui che Secchia parlava. Vediamo un po'. Fermo, quandissimo! Che c'è? Se guardi lì dentro, costringerò i tuoi fogli a firmare un contratto che li incatenerà per sempre. Ok. Vabbè, tanto lo faccio lo stesso. No! Ciao ragazzi. Secchia! Ciao Racchia! Ciao tesoro. Io! Voglio darvi un'ultima chance. Ci facciamo un origami? Firmate questi fogli per essere liberi. Cosa c'è scritto sopra? Non ha importanza. E se ci rifiutassimo? Rimarrete qui per sempre. Non firmate, è una trappola! Si è staccata la connessione. Sa, riprendiamo a fare le task? Sì, non ne posso più di sto gioco. Allora, la domanda era, come si venta? Sono curioso. Ma che ne so, Billy, io non sono mai stata l'impostore. Basta che vai sopra la ventola e ci salti dentro. Ma perché gliel'hai detto? Perché me l'ha chiesto. Ma magari è lui l'impostore. Ops. Così? Ha ventato! Avanti, Midori o Pink, sputate il rospo. Eh? Cosa che... No, fermi! Abbiamo visto Billy ventare. Davvero? Sì, quel cretino l'ha fatto davanti a noi. Come facciamo a sapere che non ci state mentendo? Sì, infatti, Azzurro e Midori si difendono sempre a vicenda. Ma vi rendete conto che Billy ora non è qui con noi? Oh, è vero. Potrebbe ventare da un momento all'altro. Ne siamo sicuri. Oh, Yellow, ma sei scema? Forza, cerchiamolo! Potrebbe essere dappertutto, attenti! Speriamo che non venti dal nulla. Non possiamo chiamare un'altra emergenza e votarlo? Devono passare altri 5 minuti prima di poter chiamare un'altra emergenza. Se tu, scema, non l'avessi chiamata a caso. Qui non c'è. Qui non c'è! L'ho sentito ridacchiare. Stiamo attenti. Quello scemo ha avuto pure il coraggio di ventare davanti ai vostri occhi. Qui non c'è. Sorpresa! Oh no, Billy l'ha presa! Beh, non dovrebbe essere difficile ora capire chi è l'impostore. Forza, votiamo tutti Billy. Uff, finalmente questa brutta storia sta per finire. Abbiamo vinto? Una notifica. L'impostore è stato scoperto. Oh, ma Billy è un cretino. Già. Però è così figo. Confermo. Zitto tu. Dobbiamo andarlo a recuperare con la navicella spaziale, prima che gli altri lo buttino fuori. Ciao. Billy, come hai potuto fare fuori Pink? Io? Ma non ho fatto niente! Non dire sciocchezze, ti abbiamo visto ventare! Io non ho fatto niente! Ah, aspettate, pensavate di avermi fregato? Io in realtà sono... Che sta facendo? È impazzito. Non capisco! Di solito alla fine di ogni puntata di Among Us qualcuno si toglie la maschera e arriva Papa Franco! Ma di che cosa parla? Io non capisco. Billy! Ciao Racchia! Ho aperto un passaggio segreto affinché tu riesca a salvarti prima che ti buttino fuori dalla navicella. Ti basterà attraversare un corridoio e venire qui da me. Perché? Ma come perché? Sei l'impostore! Ma non è vero! Ma sì, ti ho fatto il lavaggio del cervello! Secchia! La prof! Ma sei scema? Un'altra prof! Non puoi fare il lavaggio del cervello a uno che non ha il cervello! Uè! Ah, ecco perché l'effetto dell'impostore è svanito! Secchia, sai che ho imparato a ventare? Billy, aspetta! Guardate! Wow!
Le ventole sono tutte rotte e quando venti cadi nello spazio. Billy è caduto nello spazio? Sì. Cioè tutto sto casino l'abbiamo fatto per salvare Billy e ora lui si è buttato giù dalla navicella? Già. Come si esce da questo posto maledetto? Il mio povero Billy! Lo ricorderemo tutti. Come un ragazzo fighissimo. Stupido e inutile. Billy! Amore mio, dov'è? Billy è caduto dalla navicella. Cosa? Era convinto di nascondersi e invece è inciampato in un buco. Perché c'era un buco nella navicella? Perché questa storia è piena di buchi. Lol. Professoresse, non ha più senso il nostro piano malvagio. Zitta, Secchia! Anche tu, Juan. Che ci faccio qui? Ragazzi, siamo di nuovo insieme. Juan, che bello rivederti. Non starò qui per molto. Che intendi? Voglio recuperare Billy. Juan, è pericoloso! Aspetta! Ragazzi, io vado. Quando tieni una persona, non la costringi a stare con te. Però fai di tutto purché stia bene. Che romantico. Vi butto fuori se non la smettete. Vado. No, studentello da 4 soldi, aspetta! Ci vediamo. Ne abbiamo perso un altro, dannazione. Ora il nostro piano fallirà. Che intenzioni avete? Volevamo farvi diventare gli studenti migliori di sempre per vincere i concorsi scolastici. Beh, questa è una cosa carina. E prendere un sacco di soldi. Questa è una cosa figa. E tenerceli tutti per noi. No, questo non va bene. Noi streghe ci nutriamo dei big money. Siete streghe? Eccolo. Billy! Billy! Billy, mi senti? Ah sì! Afferro la mia mano! Ma così ci scipperanno tutti! Billy! Non voglio essere in uno yaoi! Preferisci morire? Ok, ok, ok. Va bene, adesso attivo il razzo. Andiamo! Noi siamo streghe, sì! Ma adesso siete inutili. Ragazzi, ho trovato Billy! È proprio il momento giusto. Perché? Dobbiamo sbarazzarci di voi. Ah, ora capisco. Non così in fretta. Eh? Qui l'unica a essere stata fregata sei tu, strega. Pink! 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 Gnocca! Mocciosa! Vi ho fregati tutti. Secchia, la strega, l'impostore. Ma allora Pink chi era? Ed ho io. Ah! Vabbè, c'era da aspettarselo. Pink, ma perché hai fatto tutto questo? Perché in realtà io sono Eleonora Olivieri. Eleonora Olivieri? Chi è? No, vabbè, io mi guardo tutti i tuoi video, ti adoro! Ho deciso di fregarvi tutti perché io ho scritto la storia e posso scegliere chi è l'impostore, posso scegliere cosa far succedere e chi trasformare. Il vostro futuro dipende da me. Se puoi fare quello che vuoi, perché mi hai reso cattiva? No, Secchia, tu non sei cattiva. Vali molto di più di quanto pensi. Non sei solo la secchiona della classe, sei anche la persona più gentile, disponibile, dolce. Aiuti sempre gli altri, non lasciare che l'odio ti distrugga. Ma cerca sempre di fare del bene. E ora siete tutti liberi. Ma dove sono finita? Oh, sei che è arrivata, ma dove eri finita? Ho fatto il sogno più lungo di sempre. Ah, ma allora eri solo addormentata. Io avevo detto che c'era traffico. Aspettate ragazzi, ma voi non mi odiate? No, perché dovremmo? A parte quando ricordi alla prof che c'erano degli esercizi da fare e ti vogliamo bene. Ho fatto un sogno tremendo dove io ero cattiva, la prof era una strega. Ma ehi! E tu Pink? Tu eri una youtuber e ti chiamavi Eleonora Olivieri. Non so assolutamente di cosa tu stia parlando.